Fra l'Italia e l'Europa il campionato cerca di esprimere i suoi verdetti e il primo di questi riguarda la Juventus che è sempre più sola in testa alla classifica con 40 punti, 3 punti di vantaggio sulla Roma. Tutto questo è frutto dell'ultimo turno di campionato che ha visto i bianconeri mettersi avanti a tutti gli effetti con l'anticipo di venerdì sera che i bianconeri hanno vinto abbastanza facilmente sul terreno del Bologna al Dall'Ara. 2-0 con i gol di Vidal e di Chiellini nel finale a ribadire una supremazia della Juventus. Juventus che non è stata devastante contro il Bologna ma ha permesso comunque alla squadra di Conte di controllare sempre la partita e di avere tutto sommato in maniera abbastanza agevole la meglio su un Bologna che non è riuscito a sottrarre l'ascia di guerra che avrebbe voluto mettere davanti a questa Juventus. Una Juventus comunque molto solida, molto convincente che ha giocato in attacco con la coppia Vucinic-Quagliarella che sono stati poi rilevati alla distanza dai titolari Tevez e Llorente stesso è stato fermato più volte dal portiere rossoblu Curci. Comunque la Juventus ha continuato la sua marcia, è inarrestabile, 7 vittorie nelle ultime 7 partite e la porta di Buffon che è inviolata appunto da 7 gare, quindi va aumentando la supremazia bianconera in questo campionato dopo un inizio che era stato tutto nel segno della Roma. Roma che peraltro è l'unica squadra che riesce a tenere il ritmo e riesce a battere per 2-1 la Fiorentina a sua volta nell'anticipo, decisivo un gol di destro, decisive però anche le incertezze della difesa viola che hanno confermato una volta di più come questa squadra, la squadra di Montella, sia brillante, capace di un calcio davvero interessante e però si perda a volte nelle situazioni difensive concedendosi dei peccati che si pagano a prezzo carissimo. La Roma ha rimesso dunque la marcia vincente che aveva interrotto da qualche partita e adesso si rilancia l'inseguimento della Juventus con 3 punti di distacco. Per il resto del panorama invece soltanto dei pareggi in serie e quello clamoroso dell'Inter 3-3 col Parma, quello del Milan 2-2 nell'anticipo e poi quello del Napoli con l'Udinese, anche il Napoli si è fermato sul 3-3, dunque una serie di partite che hanno fatto sì che questo campionato segni una volta di più la supremazia juventina. Tutto questo mentre si annunciano le partite di Champions, la Juventus dovrà vedersela domani con il Galatasaray, è sufficiente un pareggio, mentre il Napoli dovrà battere l'Arsenal mercoledì per qualificarsi. Anche il Milan sarà impegnato contro l'Ajax, anche qui basterebbe un pareggio, ma tutte quante le squadre italiane quando vanno al vaglio dell'Europa dimostrano spesso dei limiti che in campionato non sono evidenti. Tornando un passo indietro, veniamo all'Inter per dire che Palacio ancora una volta è stato decisivo nella gara col Parma, caricandosi sulle spalle l'intero attacco nerazzurro e segnando 2 gol in prima persona e l'assist anche per Guarin che ha segnato il terzo gol nerazzurro, ma le incertezze difensive e l'abilità del Parma nello sfruttarle hanno fatto sì che il punteggio non si discostasse dal 3-3 finale. Palacio sempre troppo solo in attacco, forse avrebbe bisogno di un centravanti autentico accanto e per di più c'è stata anche una clamorosa papera di Handanovic, il portiere bravissimo, il numero uno dell'Inter, che però per una volta si è concesso un peccato. Il Milan ha pareggiato, come si diceva, nell'anticipo 2-2, ancora nel segno di Balotelli che è andato in gol, mentre il Napoli ha fatto fuoco di fila con l'Udinese, ma non è servito questa serie di rocambolesche giocate per portare a casa una vittoria. Dunque una volta di più Benitez deve guardare agli equilibri di una squadra che ha, sa esprimere un calcio davvero interessante, ma per quanto riguarda la tutela del centrocampo e le coperture difensive ancora deve migliorare molto.